cresciute mai le scale. Hai sempre preferito l'ascensore. Io non ci ho mai pensato a lavorare. Guadagni con la disoccupazione. Con l'aria della fabbrica sto male. Te l'ha certificato anche il dottore. M'hanno cacciato anche da casa mia. Hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma dimmelo un po'. Di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre ubriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciabano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta. E finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche a far l'amore. Se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Amici di Fisarmonicando, ciao a tutti, benvenuti del vostro By Marco Fisarmonica, salutiamo come sempre tutta Italia, in questo momento abbiamo tantissime emittenti collegate, siamo in diretta anche streaming, diretta YouTube, è una puntatona perché abbiamo un graditissimo ritorno, due carissimi amici, due grandi professionisti, la bellissima, la mia compagna d'avventura, tanti anni, Antonella Agio, buonasera, il maestro Paolo Bagnasco. Oh. Questa sera puntatona. Baciatevi pure. Cioè, ci baciamo. Ciao Paolo, guarda, un grandissimo della fisarmonica, altro che, sono contenta che ci sei tu stasera, guarda, veramente. Beh, con le scuse, della televisione, baciamo. Vabbè, Marco, ormai, non vede nessuno. È una cosa tra noi, no? Comincio con Antonella, come stai? Benissimo, caro, benissimo. Tu sei tanta forma? Roba, eh? Cerco di mantenermi. Sai, la nostra classe ma ragazzi, di ferro, ma noi di ferro, ma siamo poi, come il vino buono. Esattamente, a proposito di vino, più invecchiamo, guarda, come il vino della Cristina. Raccontami qualcosa di quest'estate, che hai combinato, dunque, ho visto col tuo... Sì, io ho fatto qualcosa, ho fatto un po' la tappabuchi per qualcuno che mi cercava, aveva bisogno di qualche orchestra così di liscio. E poi io con l'amico Daniele e anche con Renzo ho fatto un duo-trio, insomma. E l'estate è passata molto bene, mi ha fatto qualche data, non mi lamento, sono contenta. Paolo Bagnasco ha sempre detto questo, che Antonella è una grandissima cantante, vero? Sì, una grandissima professionista. Professionista. Dolce. Precisa, simpatica, professionale. Va bene, l'ho pagato, vero. Ci siamo incontrati fuori, l'ho pagato, perché... grazie, va bene.
Allora Paolo, tanto lavoro in studio, questo è ormai diventato l'80%, 70%, diciamo il 50%? Anche 85 ormai. Facciamo l'80% questo Novi Studio che sta lavorando alla grande, bene, è un po' anche una scelta di vita per stare un po' più tranquilletto, no? Ma sì, infatti. Dopo tanti anni, dai, diciamolo. Eh beh, insomma. 6 chilometri non abbiamo fatti. La crisi è quella che è, lo sappiamo, solito vecchio discorso. Sì, poi ne parleremo, anche se è impopolare la cosa, ma no, parleremo. Lo diciamo questo poi è innegabile, no Antonella? Vero, noi diciamo sempre le stesse cose, ma... Ma noi diciamo la verità. Diciamo la verità, La verità. Essendo un po' dell'ambiente, insomma, si sanno le cose poi... Ma non è... invecchiando non ce n'è anche più voglia. Invecchiando ci si... Possiamo dire, noi che siamo dopo i 40, vero Lella, possiamo dire qualsiasi cosa. Sì, ci è consentito, data la non più giovane età. Siamo diversamente giovani, come dico io. Salutiamo lo staff, lo conosci benissimo. Sì, Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni. Poi al di là del vetro abbiamo come sempre Michael. La Monica. E Monica. Poi... E abbiamo dei graditissimi ospiti. Sì, stasera abbiamo degli amici. Che poi salutiamo. Carlo, sì. Poi abbiamo tantissimi saluti da fare stasera. Come si chiama lui? Carlo. E lei si chiama Mary. Ah, è vero, Carlo. Vedi, perché questa è una persona... che mi ha colpito stasera, devo dire, sono rimasta un po' così, allora sono ancora bene. Anche a me ha colpito. Mary? ci credo. Allora, noi partiamo, 33 53 39 936, siamo collegati in tutta Italia, devo salutare gli amici del Friuli e del Trentino che ci hanno scoperto, è una bellissima zona a livello di fisarmonica, quindi vi terremo compagnia sino a luglio del 2018. Partiamo? Molto bene, partiamo col primo blocco. Ok. Ok, allora andiamo in musica con il maestro Paolo Bagnasco, che è veramente questo un onore. Questo è una chicca, questo è un regalo, un omaggio che faccio a Paolo. Questo è un omaggio perché andiamo nel 2005, torniamo indietro, da Telecity. Le prime puntate Telecity. Montagne Russe, un grandissimo pezzo. E poi vabbè, Marino Castelli, Marino, un mio caporchestra per tantissimi anni, con il suo valzerino. E poi Antonella, dai, mi fa un omaggio Marco, grazie. Cosa? Una bella canzone, Campane sul Tevere. Beh, mi piace tantissimo. La dedico alla mia mamma. Den. Thank you.
Trastevere che va, va verso il mare, e un barcarolo deve attraversare. Tra i mulinelli passa e taglia l'onda, pian piano all'altra sponda arriverà. Solamente i suoi ricordi dei tempi belli della sua gioventù. Il regista mi riprende subito il nostro Beppe Orecchia. Non è luglio del 2018, ma vabbè, è scontato. Arriveremo sino a luglio del 2019 con 43 puntate in tutta Italia. Okay. Però abbiamo un regista preciso. È giovane, è preciso, lo sappiamo. Da chi iniziamo a raccontarci? Io volevo chiederti una cosa. Come no, cara? Senti, quella bellissima canzone con quel bel video registrato dall'amica Cristina con l'orchestra di Giorgio Villani. Vino Amore? Che tantissime altre orchestre fanno, come sta andando? Sta andando alla grande. Perché a me piace molto, Devo ringraziare Daniele Cordani, Diego Zamboni, Domenico Cerri, Giorgio Villani. È bello veramente, complimenti. Beh, insomma, perché funziona anche il video. Sì. Poi tu Paolo mi insegni che il brano ok, ma il video forse alcune volte è ancora più importante. Sì, decisamente, perché l'abito fa il monaco. Sei d'accordo? Sì, d'accordo, sempre detto. Sì, tango maestro, un bellissimo tango, però all'epoca il video funzionò. Sì. Vero? Giusto. Stiamo parlando di non so quanti anni fa circa. Tango maestro, te lo dico subito, del 2002. Se io dovessi, forse te l'ho già fatta perché abbiamo fatto non so quante puntate insieme, dal 2004, Antonella insieme a Dino Crocco, quindi sono Fisarmonicando festeggia 15 anni, quindicesimo anno, quindi è il programma più longevo delle emittenti private. Sì, sì.
Ma se dovessi chiederti il brano che, non dico che ha reso di più, perché che ha funzionato di più? Che ha funzionato. Tango Maestro. Proprio Tango Maestro. Sì. Ancora adesso? Ancora adesso, sì, sì. Decisamente meno di prima, però sempre in cima alle classifiche. Bello. Bene. Bellissimo. Bene. Ma poi adesso, altra domanda scontata. È vero, io parlo da ignorante, che quando si limitano le serate con l'orchestra, poi anche a livello di SIAE si perde? Certo, nessuno suona più. Quindi questo è il motivo per cui tu hai fatto uno studio e collabori? E collaboro con diverse edizioni, con diversi professionisti, con chiunque, sì, certo. Perché ormai presumo sia un po' un lavoro del futuro o un lavoro del futuro di chi come me non ha più una certa età per andare in giro a cavalcare i palcoscenici. Ma questa, vabbè, adesso, questa è una tua, voglio dire, questa Antonella è una sua idea, no? Perché no, lui sì. Questa cosa, siamo giovani noi. Lo so, però lasciamo spazio ai ventenni ormai. Sì, ovvio. Io sono io direi sì. Io anche, perché purtroppo, sì, qui, sì, sì. Qui ancora una volta sono impopolare, però purtroppo i giovani d'oggi non conoscono la storia della fisarmonica. Esatto. E questo secondo me è un grande difetto. Ma per il grande orchestra è meglio così. Sì, ma è tanto fumo e poco arrosto. Lo so, ma se tu hai un'orchestra che funziona bene, preferisci prendere uno come me, vecchio? Vecchio? Allora io ti giro la domanda, allora perché funziona il grande evento? È un caso a parte. T'ho fregato. Quello è un caso a parte. Perché ci sono dei musicisti con dei... Quello attributi. È veramente un caso a parte, sì, perché hanno degli attributi che comunque hanno il loro genere inimitabile da altri. Le altre orchestre sono tutte fatte con lo stampino, sono tutte uguali. Antonello, ho fatto una bella domanda stavolta. Sì, è stato molto diplomatico, però, è la realtà. È la realtà, sì, però secondo me... Quindi anche 50 anni sul palco sei musicista. Allora, io... Per certe formazioni, certo. Io, se mi permettete, dico una cosa. Da donna. Se mi dici la carampana di 50 anni che non sta più bene sul palco perché insomma poi la gente è abituata, può cantare bene, ok, o è Patrizia o è, cioè, altri nomi insomma che sono immortali, e quindi la donna è molto più penalizzata secondo me. L'uomo, cioè vedi Paolo, vedi tantissimi artisti anche magari non più giovani, non diciamo vecchi perché non è vero, ma secondo me non hanno problemi ad andare avanti, comunque a portare avanti la tradizione musicale. Assolutamente, cioè, sì, sono secondo me la donna è più penalizzata. Ecco. Però un caporchestra di un certo valore preferisce pagare un ventenne, certo, rispetto a un cinquantenne, cioè, questo, che non puoi fargli credere che gli alzi in volo. Questa è la regola del mercato per tutti, penso, no? Anche nei lavori, anche in altri tipi di lavori. Sì, a maggior ragione questo che... E poi andiamo in musica, anche perché un ventenne che magari suona in playback rispetto a un cinquantenne che suona... musicista dal vivo costa anche meno. Andiamo in musica. Bene, e qui ci tireremo. Va. Qua ok, chiudo sicuramente la ditta. Ma qua arriveranno gli sms. Sì, sicuramente. Chi se ne frega. Vabbè, insomma. Tanto arrivano lo stesso. Molto bene, andiamo con la seconda tranche. Allora, Dario Bertone ci presenta una bella mazurka, la Militare. E poi Beppe Montagna, che saluto, con una bella polca, Vitamina. E Domenico Cerri, il segno della croce. Ce lo facciamo noi, già ce lo abbiamo facciamo sparato perché, abbastanza stasera. Sì. Thank you.
pensieri sempre a gran velocità. C'è una grande confusione, c'è chi viene, c'è chi va. Questa vita non dà tregua, né certezze nel domani. Ma io non mi arrendo mai, io non alzo le mani. Gioco la partita anche se carte non ne ho. Qualche santo amico troverò. Faccio il segno della croce e vado avanti. Porgo il mio saluto a Dio senza rimpianti. Ho commesso anch'io peccati, sarò stato anch'io villano. Ma chi colpe non ne ha, alzi la mano. Faccio il segno della croce e vado avanti. Porgo il mio saluto a Dio senza rimpianti. Non mi arrendo se i problemi sono tanti. Faccio il segno della croce e vado avanti. Sogni nel cassetto che io ho, sono tante le speranze che mi seguono da un po'. È difficile trovare veri amici e veri amori, sicurezze non ce n'è, sono pochi valori. Ma la mia partita io non smetto di giocare, basta un gol e tutto può cambiare. Faccio il segno della croce e vado avanti. Porgo il mio saluto a Dio senza rimpianti. Ho commesso anch'io peccati, sarò stato anch'io villano. Ma chi colpe non ne ha, alzi la mano. Faccio il segno della croce e vado avanti. Porgo il mio saluto a Dio senza rimpianti. Non mi arrendo se i problemi sono tanti. Faccio il segno della croce e vado avanti. Senza rimpianti, non mi arrendo se i problemi sono tanti. Faccio il segno della croce e vado avanti. Non mi arrendo se i problemi sono tanti. Faccio il segno della croce e vado avanti. Fisarmonicando. Ma che bella puntata! Sì. Sai che sono già arrivate 50 telefonate? Ma solo? Io penso molto ma di per più, me, eh. Per lei. Per tutti noi. Che bello, che piacere. Ah, vabbè, è un piacere. È un piacere. È un piacere. Poi guarda. Ti piace? Questa, questa l'adoro, veramente. È particolare, mi piace tantissimo. Poi suona bene, vedi? È bellissimo. No, beh, sì, costruzione che le facciamo, perché poi dicono che non le facciamo. No. È vuoto. Lelina, raccontami qualcosa, dai, io ti ho seguita durante l'estate, ho visto le tue foto in spiaggia, in ho messo piscina, anche una tua foto. Sì, sì. Ma sì, io. Molto elegante, molto elegante. Ho messo quella di Claudia, quella sai. E la tua? Oggi ho ronzolato un po'. Io guardavo il panorama. Niente di che, un po' di mare, insomma, un po' di Liguria, un po' di Toscana, un po' di montagna, un po' ma di sola, piscina. Eh? Sola, con amici, accompagnata, sì, insomma. Dimmi. Personal trainer?
Personal trainer si è smesso, data l'età basta, basta. Largo ai giovani, lì largo ai perché giovani. Perché poi fai, insomma sì. Si fa fatica insomma a una certa età. Lì largo ai giovani. No Paolo, poi ti spiego. Poi in privato. Fuori onda, dai. Raccontami un po' Paolo i tuoi progetti, so che sono a livello di studio sono parecchi, no? Stai collaborando, poi ascolteremo anche se non erro il Concottini, la Cucubita. Ma stai lavorando per diversi artisti, no? Sto lavorando un po' per tutti gli artisti del nostro settore, anche per delle produzioni di film, doppiaggi di video. Ho visto bellissimo, questo è bello. Sì, bello. Interessante, un mondo tutto a sé, esatto. Comunque lavoro anche bene come collaborazione, sia come musicista, come arrangiatore, come compositore e come studio di registrazione. Collabori ancora con le edizioni Bagutti, questo certo, è innegabile, sì, no? Questo, sì, vabbè, sì. Gemellaggio storico. Poi collabora con varie edizioni, con chi capita. Comunque. Quindi chi ha bisogno del maestro lo trova su Facebook, sì, e Novi Studio, il tuo studio è a Novi Ligure. Non mi ricordo la via. Via Fratelli Rosselli 2, Principe Lucilio 24. Beh, comunque Novi Studio, sì, comunque, c'è il sito web, pure Marco. Facebook by Marco. Adesso con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo. Tu quando andrai in pensione magari fare un po' le rene della situazione, no, visto che parlavamo allora, di donne pensione, non più di primo pelo. Io posso fare magari il doppiaggio, sto al di là del vetro, non mi vedono perché insomma guarda qua. Sto al di là, faccio il doppiaggio e presto la voce. Ma ti stavamo guardando non sei proprio messa male. Presto la voce, sono che seduta, dici, sai. No. C'è ancora. A verde. Grazie. Nonostante la vabbè, menopausa. Siete gentili, vabbè, siamo amici da tanto tempo, va bene, dici, Giorgio, voglio bene. Sei un veterano. Veterano, Detto dal vecchio. A chi tocca? Allora, tocca al maestro Paolo Bagnasco. Con una bella cumbia Tucupita. È una cumbia dance che sta avendo un discreto successo anche nelle scuole di ballo, nei balli di gruppo. Balli di gruppo che vanno sempre di più per la maggiore. Quindi, e credo che stiano costruendo un ballo apposta su questa cumbia. Bello. Qua. Collaborazione con? Col maestro Cottini. Ah, Cottini ti saluto, ciao. So che fa parecchi complimenti alle Fisarmoniche by Marco, quindi io ti ringrazio, sei un professionista quando vorrai. Ospite certo. Qui, magari insieme a Paolo per fare qualcosa insieme. Magari riproponiamo la cumbia. Ti ringrazio, ciao. Poi? Poi abbiamo, questo è un mito, Stefano Tubanti. Tubanti. Con una polca la scivolata. Ricordi Stefano Tubanti? Sì, con Ringo Storia. Ringo e i Patrizi, addirittura. Sì, addirittura prima. Addirittura. Sì. Questo non lo sapevo. Ringo e i Patrizi, parliamo di... la preistoria. Preistoria, Scaravaggi. Scaravaggi. Le guerre puniche. Roma, sì. E poi la pubblicità che è recente. E poi andiamo con la pubblicità. Va bene, ci vediamo dopo. Viva la Fisa, viva la Fisa! We'll be right back.
Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata By Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso By Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio, domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. La mucca pazza, la chiamiamo così questa, sì, vero? Abbiamo un amico in particolare da salutare, se non sì, è abbiamo Lina. Enrico da Brescianello, dal Trentino. Sì, dobbiamo salutare Enrico che ci segue, e, appunto con gli amici del Trentino, quindi fino a luglio 2019. Sì, tutta Italia, tutta Italia. Poi salutiamo Antenna del Mediterraneo in Sicilia, tutta la Sicilia, certo. Sicilia Radio Acri, Calane Nazionale 159, la mitica Telesiti è grande, non ci abbandona mai, insomma. La prima. Veramente. Con chi? Dino Crocco. Dino, un grande. Dai, andiamo perché dice Beppe Orecchie che dobbiamo siamo correre. Lunghi, allora, sì. Arrivo ancora io, eccomi. I will always love you. E beh, questo era una chicchetta. E qui qua all'epoca eri un po'... Ero un po' love you, dai. Fru, love you. Poi, Salvatore Mirenda con un valzer, Ciro. Sono proprio dentro. Sì, veramente. Stasera ha ragione, Inside. E Maurizio ed Elisa, una mazzurca, la stracesarina. Non è di... come si chiama l'amico tuo? Questa è Spinelli. La stracesarina. Spinelli e Gelfi. Salutiamo anche Spino. Ciao Spino, quando vuoi. If I should say I would only be your way, so I'll go, but I know I will think of you every step of the way.
you're too kind. And I hope you have all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you the love. We'll be right back.
Fisarmonicando. Ma guarda che bella compagnia con Antonella Agio. Oh, stasera sì, proprio e Paolo, bello, sono contenta. E Paolo Paolino, mio oh, amico grazie Paolino. Grazie che mi hai invitato, per voi, Marco, il maestro Paolo Marco, 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 grazie che mi hai invitato. Ma verrai ancora? Sì, ma se mi vuoi vengo. Perché sai, poi... Hai visto, nel promo mi ero sistemata, dovevo partire per tempo, per arrivare in tempo, e sono arrivata veramente nella serata giusta. Ma lì hai fatto nella pausa... In macchina. No, mi stavo approntando per partire, ho detto mi preparo con gli occhiali, c'era ancora chiaro, hai visto, c'era, avevo gli occhiali da sole e adesso c'è buio. Ma abbiamo avuto una sessantina di promo, ognuno, la Claudia addirittura stava pulendo i vetri, si è truccata, Galassi stava andando in macchina, l'altro stava guidando i Pullman, Paolo non so cosa stesse facendo, non lo so, era in una location un po' strana. Deve essere ovunque in quel momento. Cioè, beh, l'importante è giusto fare promo perché i nostri amici ci seguono, ma sono tantissimi, ma come sempre. Fisarmonicando è una bella famiglia. È bello. Tanti anni. Vuoi farmi una domanda? Io sì, volevo sapere la tua estate, com'è andata. La mia estate è stata limitatissima per scelta, perché abbiamo dovuto lavorare, poi abbiamo fatto anche preparare, abbiamo dovuto preparare la Fiera di Cremona con Paolo Bagnasco. Ho visto tantissime foto, molto belle, molti ospiti, anche lo stand. Salutiamo bello, tutti gli ospiti, anche... Quelli dell'altra, come si dice? L'altra parrocchia. L'altra parrocchia, quindi Walter Losi, Gianluca Campi, Spinelli, insomma sono passati da noi e questo per noi è una bella soddisfazione. Certo. E durante l'estate nulla, perché stiamo programmando, visto che il prossimo anno saranno 43 anni di attività, una bella manifestazione nel Teatro di Stradella live. Benissimo. Interamente live con una big band. Lo dico in anteprima, con i miei amici. Oh, con i miei amici. Bellissimo. Quindi molto limitate, 300 persone, ma tutti invitati. Non lo sapevi? No, non lo solo sapete. Ma grazie. Ci vengo molto, molto, molto volentieri. Con la big band. Ok. Tutto da rigorosamente. Okay. A chi tocca? Intanto allora, adesso faccio c'è un momento richiesta, un momento serietà, un momento serietà. Okay. Correva l'anno? No, un momento a Marco. Correva l'anno? E non lo so, gli occhi miei di Dino... 64. 64? Ah, beh, io non ero ancora nata, quindi no. Figurati. Voglia. Noi non eravamo ancora nati. Lo raccontavano i nostri genitori. Bene, quindi certo. Dino, gli occhi miei. Poi ritorna il maestro Paolo Bagnasco con questo tango maestro. Avevo il brano... Dillo pure, è una chicca questa. Sì, è elaborato con qualche piccola variazione. Beh, insomma. Nota un pochino romantica dentro. Con un po' di cuore. Con un po' di cuore, sì. Qualche dissonanza. Con il cuore di un cinquantenne. Ok, va bene. Bellissimo. E poi Paolo Bertoli, che saluto Paolo, con questo brano che ho nel cuore, da cosa nasce cosa. Beh, è il nostro, è quello, nostro, l'originale sì, è il nostro, sì, e poi sì, l'hai sì. copiato, però è il mio di Lellina, vecchia sigla di Fisarmonica. Bellissimo, a dopo. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto capirai. C'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto capirai. E chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Anche se chiederlo non vuoi, il mio segreto scoprirai. Se
c'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. A dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene.
musica vicina la Fisa ancor di più. Cantando in compagnia facciamo paraonda con tutti i nostri amici, si parte, siamo in onda. Si accendono le luci, la musica che va, sarà una gran serata con Fisa volontà. Da cosa nasce cosa, magari una sorpresa, un bacio dai ci scappa, stasera il vento in pompa, mazurka, polka e tango, mi piacciono tanto tanto, dai buttati anche tu e buon divertimento. L'orchestra porta via, la notte passa in fretta a gran velocità, viviamo ogni minuto con grande intensità. Da cosa nasce cosa, magari una sorpresa, un bacio dai ci scappa, stasera il vento in pompa, mazurka, polka e tango, mi piacciono tanto tanto, dai buttati anche tu e buon divertimento. Stasera il vento in poppa, mazurka, polka e tango, mi piacciono tanto tanto, dai buttati anche tu e buon divertimento, dai buttati anche tu e buon divertimento. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Sul web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Beh, siamo orientati a Fisarmonicando, chi si fosse collegato in questo momento, è un forum dedicato alla fisarmonica, in particolar modo agli artisti by Marco, alle migliori orchestre da ballo anni 60, 70, 80, ok? Un po' di tutto. Okay. Tanta bella musica, tante belle canzoni, questa ospiti. Bella quarantenne è Antonella Agio. Cantante. Questo bel trentenne, il nostro by Marco, questo bel 35enne, il nostro maestro Paolo di me, Bagnasco. Vecchio di me. Ma così, insomma, sono io la più vecchia, 40, mi hai detto. Quindi, siamo tutti lì, dai. Sì. Sono la zia. Zia. Bello. Paolino, parliamo un attimo dell'orchestra, no? Sì. Datevi, purtroppo. L'orchestra c'è sempre. L'estate si lavoricchia. Sì, l'inverno si prende quello che si riesce a prendere per rimanere a galla. Per non andare sotto. Diciamo per pagare i musicisti. Per pagare i musicisti, sì. Questa è poi la verità. La verità, neanche per cambiare la ruota del furgone. Addirittura. Cioè, detto proprio. Cioè, comunque, chi volesse l'orchestra di Paolo Bagnasco, proporzione, lo dico sempre, qualità-prezzo, ottimo. Ottima. Sì. Chiami Paolo Bagnasco, c'è il sito, Orchestra Paolo, la Fisarmonica Italiana di Paolo, Novi Studio. Ci trovano dappertutto. Dappertutto. E chi volesse, visto che si avvicina, siamo in inverno, sa che Stradella, Piano Bar, i localini adesso, sì, musica sì, live, certo, no? Sì, si usa sì, tantissimo. Sì. Come fa? Io, mio duo, Antonella e Daniele, beh, comunque su Facebook, anche lì, ovunque, qui, Fisarmonicando, ci siamo. Nostro duo. Siete bravi, funziona. Sì, sì, sono due belle voci, legano molto bene, quindi un po' di un genere vario dalle ti canzoni. Ti diverti ancora? Parecchio. Ho ripreso un po' a divertirmi, devo dire, sì. Questo ti ho fatto sì, questa sì. domanda perché. Sì, avevo lasciato per vari motivi e vabbè, senza esagerare, perché ovviamente io ho un altro lavoro,
ma mi diverto, quindi l'importante è questo. Bene, dai, andiamo. Ti diverti ancora. Anzi, saluto Daniele, saluto Renzo, che è l'altro mio compagno magari di viaggio. Magari, perché non organizziamo qualcosa live? Si può fare, okay. Volentieri, facciamo, prossima volta lo facciamo. Ok, lo facciamo. A chi tocca l'ultimo blocco? Allora, abbiamo un'altra richiesta, questo è un brano, Strappalacrime, Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Vinse il festival di Sanremo. 87. 87. Sempre bella però, è sempre bella, lui è un grande interprete, beh, ancora adesso. Beh, 360 gradi. E poi abbiamo Emanuele Rastelli con Mr. Fox. E poi, è già finita, ci salutiamo. Perdere by Marco. E adesso... Andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel successo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi dei. Tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire o scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami là, negare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. Soffocare. Colpa del destino, se non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta se, e raccogli i cocci di una vita immaginaria, pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Thank you.
tempo vola, vola, il tempo proprio vola, finita. Paola, già. Sì, conoscendoti, ma tanto siamo, è già siamo, finita. Non siamo più in beh, allora facciamo una cosa, dai. Posso promessa. Tornare? Promessa. Giuri in giurello, torniamo. Prossima torniamo. Settimana. Anche Paolo, però. Sì. Tutti e due, sì, promesso? Dai, due. Dovete giurare davanti al nostro. Giuri in giurello, torniamo. Ok? Grazie. Grazie a te. Grazie Paolo. E quindi la prossima settimana ancora qua, in tutta Italia. Questa sedia? Vi aspettiamo, vi poi aspettiamo. Magari cambiamo, vediamo cambiamo un po', sedia, perché non sempre sì. La stessa, stessa puntata. Ancora più numerosi, vi aspettiamo. Ciao, ciao. Ciao. Fisarmonicando. Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, aia! E poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Sappiamo.